Problemi inaspettati. Quando volete mettere alla frusta un amplificatore, dategli una bella onda quadra in ingresso. Questo spingerà al massimo tutte quante le tensioni sui condensatori di accoppiamento. Ovviamente devono resistere, ma in qualche caso non succede. Vedete che ho smontato tutti quanti i condensatori di accoppiamento? Ebbene, due sono andati in perdita. Questi sono i due condensatori che sono saltati. Come vedete, qua c'è una crepa. E qua addirittura c'è una crepa che prosegue attraverso quasi tutto il condensatore. I condensatori vecchi non hanno retto la tensione a cui li ho sottoposti. Avrebbero dovuto, ma per l'invecchiamento del componente hanno ceduto. Evidentemente non erano di buona qualità. Ora rieseguo il test con l'onda quadra e vedete cosa succede. Questo è veramente interessante. Questa resistenza ha perso una parte dell'isolamento e scarica sulla pista sottostante. Brutta storia, un altro danno da riparare. Adesso dovrò smontarla e ripararla. Come vedete, non sempre tutto va come si vorrebbe. Ho acquistato questo amplificatore e mi hanno garantito che era in ottimo stato. In realtà, probabilmente funzionava, mandato al minimo. Tuttavia, appena l'ho forzato un pochino, l'ho portato al limite, ha iniziato a evidenziare diverse rotture. Questo mi allungherà un po' il lavoro, ora dovrò ripararlo e poi inizierò a modificarlo una volta che l'avrò riparato e l'avrò portato comunque a uno stato di funzionamento ottimale. Ovviamente questo si può anche integrare con le modifiche, nel senso che quando andrò a cambiare i componenti che si sono danneggiati, li metterò di miglior qualità. E farò delle modifiche perché ormai ho capito quali sono i componenti che più sono sollecitati, più scaldano e li metterò migliori, più resistenti, con una potenza più alta. E quando cambierò i condensatori li metterò sicuramente di capacità più alta e con una tensione massima più alta, sempre compatibilmente con le dimensioni perché di spazio non ce n'è tanto. Quindi ora proseguo, lo riparo e poi inizio a modificarlo. Una piccola nota sulla prova che ho eseguito per mandare in crisi l'amplificatore. Semplicemente ho mandato sull'ingresso un'onda quadra che satura completamente l'amplificatore. Quindi l'ho spinto assolutamente al massimo delle sue possibilità. E un'altra nota, quando saltano i condensatori di accoppiamento, e vanno in perdita, arriva della tensione positiva sulla griglia di controllo delle valvole finali di potenza. Quindi di conseguenza saltano anche altri componenti, come per esempio la resistenza di limitazione della corrente delle griglie schermo, e poi salta quasi sicuramente la resistenza che compone il filtro RC per la soppressione del ripple, che alimenta lo stadio e driver che ha il condensatore danneggiato, quindi saltano diversi componenti. È comunque opportuno anche quelli che si sono surriscaldati e non sono saltati, cambiarli, cioè metterli nuovi una volta che ti si mette le mani. Dopo una prova del genere, quando l'avrò riparato, sono sicuro che l'amplificatore reggerà anche una bomba, cioè più di così non si può spingere. Quindi tutto quello che poteva saltare in questo modo lo possiamo saltare e verifichiamo che comunque abbia una tenuta che è anche nel tempo, insomma, cioè i componenti che comunque sono invecchiati saltano, gli altri sono integri e resisteranno, specie se poi non lo utilizziamo in saturazione. Ma del resto, se non andiamo a suonare una chitarra, è difficile che la mandiamo in saturazione, insomma. Queste qui sono cose che normalmente si fanno con l'amplificatore per gli strumenti musicali. Quindi, niente, adesso inizio a ripararlo. Buona serata.